Facciamo un po' di fantapolitica. Lei era diventato un personaggio scomodo, a quel punto andava silurato. Non è fantapolitica, è un fatto, ahimè, molto successo, insomma. La difesa di Grillo, devo dire, unica, perché poi anche gli alleati cercavano in quel momento. Innanzitutto stiamo parlando di un periodo in cui Bertolaso era un santo intoccabile. Io avevo osato dire di no a fare una discarica in un'oasi del WWF a Serre Persano. Bertolaso se l'era legato al dito e da intercettazioni che sono uscite negli anni successivi, quindi non all'epoca dei fatti. Lui dichiarava ai suoi collaboratori che il suo obiettivo era fregare e fottere i tecnici del Ministero dell'Ambiente. Quindi, mentre io cercavo di risolvere il problema dei rifiuti, il commissario ai rifiuti aveva l'obiettivo di mettere i bastoni tra le ruote. Tentavo in tutti i modi di evitare a Napoli il dramma su cui poi cadde e avevamo fatto un piano col prefetto Pansa in cui avevamo cercato di dare a Napoli un piano dei rifiuti europeo. Quando Si parlava già allora scatta di mandare l'emergenza. rifiuti in Germania, di mandare rifiuti. No, devo dire, già all'epoca, prima loro iniziavano a mandarli, ma io puntai sulla raccolta differenziata e nominai un generale dei carabinieri, il generale Iucci, un ex generale dei carabinieri, a capo di una task force che fece tutta la. Spiegò esattamente come si doveva fare la raccolta differenziata e come si doveva fare il porta a porta per riuscire a rientrare nella cosa. Dobbiamo dirlo che nel 2012 ad oggi la differenziata a Napoli ancora non c'è in gran Ma parte. devo dire che io fui boicottato da sempre, da subito, perché da una parte avevo tolto il CIP 6, quindi avevo conti petrolieri, avevo dato i soldi al solare. Poi nel tempo libero ovviamente avevo fatto il mio dovere di ministro, quindi avevo cercato di togliere i soldi al ponte sullo stretto che era di impregilo. Avevo posto il problema che la gestione dei rifiuti campani, dei cosiddetti CDR di Impregilo, non era legittima. Avevo detto che la TAV era una grande bufala e devo dire che dopo 5 anni che io non sono più ministro, io ero considerato Mister No che bloccava. Dopo 5 anni non sono riuscito a farne una di queste Di cose. Pietro la attaccava, infatti, su Ma Di questo. Pietro da questo punto di vista, infatti, devo dire che poi ha cambiato posizione, ma Di Pietro mi attaccava su tante cose che poi, devo dire, per fortuna ha cambiato idea. Quindi, diciamo, era una circostanza particolare. Quando esplode l'emergenza rifiuti, l'unico che, devo dire, senza avere nessun obbligo nei miei confronti, se non quello proprio di amore della verità, evidentemente, che fece una dichiarazione, appunto, che poi è rimasta in vita sul web a mia difesa, era lui perché aveva colto che l'obiettivo. Ricordiamolo perché insomma chi si vuole divertire andarselo a cercare c'è ancora, si chiama Il Pecoraro Espiatorio, È vero, perché è io ero, ancora nel blog ma del perché Pecoraro. io ero il capro espiatorio, io dovevo essere attaccato perché bisognava rompere degli interessi o consentire che io non mi mettessi traverso, ma in realtà io non è che mi ero messo di traverso perché io facevo il mio dovere, non è che avevo un odio rispetto a singole aziende, a singole imprese, semplicemente io ritenevo che per norme europee, cioè ritenevo, uno, che non era normale fare delle discariche di rifiuti nelle aree protette. E io dicevo, quando facevamo le riunioni, dicevo, guardate che non c'è bisogno di Pecora Roscanio, che voi considerate particolarmente ecologista, ma il ministro del Kenya vi direbbe la stessa cosa, cioè il ministro dell'Ambiente, anche il paese africano, vi dice che non si devono fare le discariche nelle aree protette. Non è una mia particolare fissazione. Perché loro volevano fare le discariche previste in campagna da Bertolaso? Erano nel parco del Cilento a Perdifu, nel parco del Vesuvio a Terzino, nella zona prospiciente l'area protetta del WWF. Io dicevo, scusate, ma tra Tra l'altro nel tanti. Vesuvio si è detto, ed è venuto fuori dalle indagini, tante intercettazioni che la Camorra ha gettato nel cono del Vesuvio tonnellate di immondizie. Io non Quindi so c'è già quante cose. molta Ma la immondizia. situazione di Terzigno continuava a essere grave ancora adesso, perché poi sono zone dove c'erano vecchie discariche. Quindi, diciamo, c'è stata una vicenda molto delicata in quella materia, in cui l'obiettivo era attaccare me e attraverso me distruggere anche la credibilità dei Verdi, perché consideriamo che i Verdi ormai a quel punto iniziavano a viaggiare nei sondaggi al 4-5% e quindi era considerato intollerabile. Per fortuna poi c'è una giustizia divina e adesso per fortuna Grillo che dice le stesse cose sta al 20%, quindi tutti questi che pensano e sognano di distruggere le idee possono volta per volta bloccare un uomo, una persona, però le idee quando sono giuste poi da qualche altra parte spuntano. Poi Quindi. quest'arco di difesa di Napoli, ma in realtà diciamo non di difesa di Napoli.